Parte adesso un workshop dal titolo Content Curation. Cosa serve davvero per creare un contenuto di qualità in rete? A tenere questo laboratorio sono Sabina Montevergine, eccola qua, Emanuela Cervetti qua al mio fianco, con questa nuova assistente che vediamo qua, giovane. Sabina e Emanuela sono consulenti di comunicazione e strategie digitali e web editor, owner dell'agenzia Social Media Holic, specializzata nella creazione di contenuti e strategie per il web con focus sul target femminile. Lascio a loro la parola per questo workshop e impariamo tutti come si scrive su web. Grazie. Allora, faccio una premessina, perché ieri qualcuno ha detto che non ci siamo proprio presentate, allora dico un po' chi siamo, perché questa presentazione veloce di Yolanda, però aggiungiamo qualche cosa. E io e Emanuela lavoriamo insieme ormai da tanti anni, sono 8 praticamente, e ci siamo sempre occupate di comunicazione, all'80% di comunicazione sul web. Poi abbiamo anche in realtà lavorato un po' per la televisione, un po' nella formazione universitaria, sempre però con focus su contenuti che avessero una infarinatura poi, o comunque dei collegamenti col mondo online. E in questo momento, negli anni, poi abbiamo catalizzato poi tutte le competenze e le esperienze in quella che è la nostra agenzia, dove appunto facciamo due cose. Una l'abbiamo un po' vista ieri, nel senso che avevamo il cappello delle quelle che si chiamano digital PR, e quindi ci occupiamo di promuovere brand o progetti o attività all'interno del mondo web. E l'altra parte invece è quella proprio sui contenuti. E in questi ultimi anni è nata un po' questa figura che ha diverse competenze, sta a metà tra, arriva magari un po' dal mondo del giornalismo, un po' da quello della pubblicità, e raccoglie un po' competenze da diversi ambiti, che è quella del content curator. Ed è una figura che vi vogliamo presentare perché è anche una figura che in proiezione nei prossimi anni sarà sempre più richiesta nel mondo della comunicazione. Ho fatto il volume. E poi per chi lavora online in diverse modalità, dai blog a magazine o magari nelle agenzie, così avere una visione un po' di quello che è la content curation, che non è solo scrivere per il web, ma raccoglie un po' tante cose, può essere utile. E sì, in realtà anche questo è un po', diciamo che è un workshop, e quindi qualcosina ci piacerebbe che faceste insieme a noi, se avete voglia. Gli applausi, temperiamo. Ok. La prima cosa che ci viene da chiedervi è questa. È questo, negli ultimi anni, diciamo quasi mesi, nel senso che c'è talmente un'evoluzione nel mondo del web che tutto cambia in maniera molto veloce, è cambiato il modo in cui fruiamo dei contenuti e delle notizie online, e siamo abbastanza bombardati un po' da Facebook, dalle newsletter, dai contenuti che troviamo sui magazine e sui blog, che sono sempre più articolati, più complessi, più anche proprio più invadenti, ecco. E però tutti questi contenuti, comunque, quanti ne vediamo, quanti ci catturano l'occhio, su quanti ci soffermiamo, oltre magari al titolo o poco più che quello. In realtà l'attenzione sui contenuti online sta sempre più diminuendo, perché prima su un contenuto si fermava, abbiamo il dato del 2000, più o meno un 12 secondi, le ultime ricerche dicono che il livello medio di attenzione si è abbassato agli 8 secondi. Quindi per chi lavora sul contenuto
e spera che il contenuto venga letto, perché poi uno scrive online perché vuole essere letto in qualche modo. No, questi sono dati del 2000 e si attestava ancora su un 12 secondi. 2013 hanno portato 8 secondi, quindi comunque sono l'ultimo decennio. Probabilmente ancora meno. È chiaro che sono sono proprio dati, cioè ovviamente macro, ma per farvi capire che comunque è chiaro che tutto è in relazione alla quantità di contenuti, no? Quindi dal 2013 al 2015 poi sappiamo che i contenuti sono ancora più aumentati, quindi... No, non era riportato nella ricerca, no. E, appunto, sicuramente negli ultimi anni poi la velocità con cui si producono contenuti e con cui si mettono online attraverso i propri blog, ma sempre di più anche attraverso i social, sicuramente vanno anche un po' a modificare questi 8 secondi e probabilmente saranno anche un pochino di meno. Sempre di più diventa importante trovare la modalità per far arrivare un contenuto a partire appunto dal titolo, e poi un'altra cosa importante è trattenere il lettore una volta catturato e una volta che è arrivato su un contenuto, trattenerlo e farglielo leggere fino alla fine, perché l'altro problema è che spesso si clicca su un contenuto però oltre al titolo magari non si riesce ad andare. Esatto, vai. Allora, quindi la figura del content curator è un po' quella che più ci viene richiesta in realtà come, come esperienza, come ruolo all'interno poi dei progetti, e fa diverse cose. Intanto, vabbè, sicuramente fa un lavoro di ricerca online, perché un po' perché il fatto che i contenuti sono aumentati tantissimo, si rischia di replicare contenuti già esistenti, e quindi già esistenti e già visti, e per questo che catturano meno l'attenzione dell'utente, perché se ci si ripropone con contenuti che sono già hanno già girato in rete, si sono stati già trattati in diverse modalità, o si trova un taglio completamente nuovo, o altrimenti difficilmente si riesce ad arrivare all'utente che legge. L'altra cosa, va bene, sono un po' cieca. C'è questa tendenza a quindi giustamente a fare circolare, vabbè, vecchi contenuti in orari diversi, ok. Però che cosa succede? Dice, vabbè, ma io sono stata a New York, racconto un pezzo di noi della festa di ringraziamento, che è un rituale, voglio dire, per chi va in quella meta. Però sinceramente io ho dei dubbi quando poi vedo che la data è del 2008. Perché dal 2008 ad oggi, o anche negli ultimi due anni, la festa di ringraziamento, sì, è vero che è un rito, però magari ci sono delle info, qualcosa è cambiato. Quindi volevo sapere su questa cosa che l'hai riproposta, funziona a tempo breve o voi la consigliate anche a lungo termine? Ma io devo dire che quello che sto notando... allora, per un blog valorizzare i contenuti che magari sono molto vecchi diventa quasi una necessità, nel senso che non sempre si può riprodurre o comunque continuare a produrre tantissimi contenuti tutti i giorni, che è un lavoro, e quindi andare a valorizzare vecchi contenuti è una cosa che per un blog diventa proprio quasi una necessità in un piano editoriale. Però non è una cosa che, per quello che abbiamo visto noi, viene molto premiata. Intanto perché Facebook, per esempio, perché poi bisogna anche vedere da dove vi arriva il traffico, però Facebook, che in questo momento è quello che di solito porta più traffico all'interno dei siti, non preme i contenuti vecchi, cioè il nuovo algoritmo legge che il contenuto è già stato magari lanciato anni fa o mesi fa o anche due giorni fa,
e non lo premia come contenuto appunto nuovo da proporre poi nelle timeline degli utenti. Se fate anche delle prove molto empiriche con i vostri blog e lanciate un contenuto oggi e lo stesso lo rilanciate domani con foto diversa, con titolo diverso, con tag diversi, comunque vi porterà meno. È molto difficile quindi che, e quindi è Facebook. Dall'altra parte Twitter, che vabbè già da di suo non è che porta tantissimo traffico poi sul blog, quindi dovrebbe essere utilizzato per generare conversazioni. Può essere un modo per rilanciare i nuovi contenuti, però magari ovviamente facendo attenzione a rilanciarli con un gancio sull'attualità, un titolo diverso, così. Poi che questo alla fine riesca a portare nuovi utenti, non lo so, cioè, a mio avviso non molto. Piuttosto per un blogger potrebbe essere interessante riscrivere un articolo prendendo spunto dal proprio, hai fatto un viaggio a New York, ok, 3 anni fa, hai visto 5 cose, riscrivi un articolo nuovo con nuove immagini, con uno spunto nuovo che magari facendo ricerca hai trovato e hai un contenuto completamente nuovo che viene valorizzato. Tra l'altro magari con link al vecchio contenuto, così viene premiato poi nel tempo anche da Google un pochino. Quindi giusto per rispondere a questa domanda. E, sul tema appunto della ricerca serve molto anche appunto cercare di trovare dei tagli diversi per notizie che invece stanno andando molto forti, perché se per esempio oggi c'è la festa della rete, tutti parlano della festa della rete, trovare un modo diverso da raccontarla rispetto ad altri utenti serve. Ovviamente se noi ci chiudiamo nel nostro blog o nella nostra timeline e proponiamo il nostro contenuto senza avere visione di quello che è stato già detto, rischiamo che poi il contenuto venga letto meno. In generale appunto sul ruolo del content curator è questo, cioè fare un grosso lavoro di ricerca sul target, di capire esattamente quello che ha il proprio target può piacere, la valutazione su quelli che sono i contenuti che potrebbero essere più forti, la scrittura che ovviamente è una parte fondamentale, anche se poi nel tempo dipende un po' dal lavoro che si fa, dal lavoro che c'è dietro il proprio blog, però non sempre il content curator scrive l'articolo dall'inizio alla fine, magari se ha la possibilità di farlo scrivere ad altri, cioè indica qual è l'articolo da scrivere e poi fa un lavoro più che altro su quelli che sono gli elementi più importanti dell'articolo, e quindi il titolo, il sommario, il titolo SEO, il meta tag, le immagini. Poi sceglie su quali canali far girare il contenuto e qui fa il lavoro si moltiplica, nel senso che poi lo stesso lavoro che si è fatto su un post del blog viene riproposto poi su tutti i social, perché ogni social network ha il suo modo di comunicare, quindi il content curator fa lo sforzo creativo, diciamo, di trovare una modalità diversa per ogni social network e per arrivare quindi a un pubblico che è sempre diverso. Conosciamo benissimo le differenze tra un social network e l'altro, quindi magari per Facebook si avrà bisogno di un lancio fatto in un certo modo, per Pinterest sarà necessario fare un lavoro magari grafico per poter valorizzare un contenuto attraverso un'immagine. E l'ultima parte di lavoro del content curator, che però diventa fondamentale perché poi torna su quella iniziale, è la parte di misurazione dei risultati. E una cosa che viene sempre più richiesta è che per chi fa contenuti non è facilissimo come approccio, è quella poi di andare a misurare realmente come è andato un contenuto e in base agli obiettivi poi iniziare il contenuto, che non sempre sono quelli della lettura, magari un contenuto serve per generare una conversazione su Facebook e quindi che poi venga letto in totale non serve, però sono tutte le misurazioni, sono una competenza che le analisi dei dati
che viene richiesta a chi fa contenuti in questo momento. Se prima, penso ai giornalisti, no? Al mondo del giornalismo, immagino 10 anni fa scrivevi un articolo per il Corriere della Sera, fighissimo, però nessuno ti veniva a chiedere quante persone avevano letto quell'articolo. E quindi ora è molto più difficile, perché in realtà alla fine è tutto leggibile, cioè chi ti ha letto, quante persone hanno risposto, se i feedback sono stati positivi, e questa è una cosa che il content curator deve saper fare, quindi rispondere a dei risultati e poi modificare le strategie nella scrittura del contenuto in base ai risultati che sono stati raccolti. Beh, allora, cioè, i nomi in questo momento sono un po'... diciamo che anche il content manager è un po'... sono figure molto simili, magari sono diverse a livello di gerarchia, nel senso che magari l'editor scrive in base a delle indicazioni, penso nelle agenzie, per dire, un editor scrive in base alle indicazioni che gli viene dato da quello che è appunto il content manager, e comunque non è che può prescindere da queste competenze, magari non le ha sviluppate e non ha al 100% come invece dovrebbe averlo un content manager, però diciamo che il lavoro è lo stesso. È quello, quando si richiede a un editor per il web di fare un contenuto, gli si chiede di farlo appunto facendo ricerca sulle tendenze, su quelli che sono stati sul target, quello che è stato già pubblicato, e si chiedono delle proposte quindi coerenti con queste informazioni. Deve saper dare un titolo, deve saper dare un sommario fatto in un certo modo, e scrive il contenuto di solito, sceglie l'immagine e decide in che modalità pubblicarla in giro. Poi ovviamente questo dipende tutto da dove si lavora. Sì, forse un'altra differenza è quella che nell'editor viene anche richiesto lo sforzo creativo. Il content curator ha una visuale più ampia, cioè nel senso che la gran parte della sua competenza sta nell'andare proprio a selezionare, quindi è molto importante proprio la fase di ricerca, di selezione dei contenuti, delle fonti, di quelle che sono le tendenze anche, no? Quindi capire quelli che sono gli argomenti che in questo momento e per la piattaforma sulla quale io devo spingere quel contenuto stanno andando, c'è bisogno di promuovere, di far girare, eccetera. Quindi sicuramente anche questa parte qui, che è una parte molto strategica, no? Quindi questo è sicuramente... ci siamo un po' focalizzati nella conversazione sui post per i blog o per i magazine, però in realtà è una figura che viene ricercata anche in ambiti molto simili, però anche per la creazione di contenuti come le newsletter, piuttosto che campagne appunto di commerciali con i blogger, cioè dove c'è la necessità di scrivere contenuti, in questo momento ci si dirotta più su il content manager, mentre una volta magari ci si avvicinava di più al giornalista come figura, anche per scrivere dentro le agenzie, i comunicati stampa, che adesso non vengono fatti più nella stessa modalità di prima, o piuttosto che mi vengono in mente anche magazine per i brand, però con un taglio meno editoriale, più commerciale. Comunque è la figura che in questo momento viene più ricercata, è quella del content manager piuttosto che appunto il giornalista, no? Che era la figura che più si utilizzava per fare contenuti. Sì. Questi sono un po' gli step che noi abbiamo insomma riassunto in maniera molto molto sintetica per andare a delineare quelle che poi sono le attività, no? Quindi che cosa poi fa il content curator. Se vedete, ogni step in realtà ha dentro di sé, racchiude delle competenze molto diverse tra di loro, perché il lavoro di ricerca presuppone che
il content editor abbia una profonda conoscenza del proprio target, del web, di quali sono i canali dove di solito vengono pubblicate le notizie simili a quella che sta scrivendo, e quindi più un lavoro di appunto è un lavoro anche molto empatico, no? Che deve avere come competenza, se si può chiamare un po' competenza, un'empatia nei confronti di chi ti sta leggendo, capire un po', una sensibilità che anche quella si acquisisce con l'esperienza, cioè sono noti così talenti. L'idea è di solito quella che è la cosa più facile, perché per chi fa contenuti in realtà avere un'idea è quello che, cioè, in realtà è il proprio sogno, no? Quello di chi fa contenuti, perché vuole scrivere, vuole buttare sulla carta le proprie idee. Quindi se è la cosa più affine a quello che è il proprio percorso. La struttura del post invece racchiude tutte delle competenze tecniche, e quindi almeno un'infarinatura di HTML, una base di conoscenza appunto della SEO, e quindi di come si deve strutturare un post dal punto di vista anche proprio tecnico, di quanti paragrafi inserire, quanto deve essere lungo. Sono competenze meno creative, ecco, diciamo, e quindi meno affini di solito a quello che è la propria vocazione, no? Legata alla scrittura. Il titolo sembra una cosa banale, invece praticamente è l'80% del contenuto, e deve avere un po' quell'approccio da copywriter, no? Per cui il titolo deve essere sempre originale, avere un guizzo che possa appunto catturare il lettore. D'altra parte l'immagine, anche questa è una cosa che di solito viene sottovalutata, ma negli ultimi anni invece è diventata assolutamente prioritaria, quindi la scelta dell'immagine e anche di come poi andarla a riportare, a rilanciare sui vari social. Una volta c'erano i foto editor nelle redazioni, per dire, che erano persone che facevano solo quello, sceglievano le immagini per gli articoli, sceglievano le immagini di copertina, e in questo momento il content editor, soprattutto per il proprio blog, deve avere anche delle competenze di questo genere, quindi imparare a saper selezionare una foto, andare a cercare, non scegliere foto sbagliate anche tecnicamente, perché quella è una cosa, ci sono foto che sono sbagliate perché hanno le inquadrature sbagliate, perché non sono a fuoco, si vedono online delle cose che sono terrificanti. Trasmettono magari un significato che è assolutamente opposto al significato invece si vuole trasmettere con il testo. C'era una domanda. Una domanda: come si concilia il titolo da copy con il SEO? Perché in teoria, se una vuole, diciamo, fare un titolo del SEO, deve essere didascalica e mettere nelle prime due parole il contenuto chiave. Se una vuole fare un titolo da copy, deve incuriosire e usare il click. Sì, però in realtà, cioè, è vero, però perché il mio dilemma. Sì. Allora, dipende un po' dalle piattaforme che usi per lavorare, però per esempio WordPress ti dà la possibilità di dare un titolo diverso e dare poi un titolo SEO, per dire. E l'altra cosa potrebbe, è difficile dal punto di vista copy, però trovare, se sei costretto a mettere un titolo SEO che sia anche attivante, poi lo sforzo deve essere più nel momento in cui fai i rilanci social, perché in realtà sul blog da una parte è più semplice, perché se tu sei sul tuo blog, sei sull'home page del blog, non devi catturare l'attenzione con un titolo, perché sul tuo blog come struttura avrai 4, 5, 6, 7 post. Va messo sui social il titolo SEO, per esempio, sì. Perché quello ti serve per Google, però in realtà nei rilanci social che hai bisogno di catturare l'attenzione. Sì, perché se parliamo di blog, chi è arrivato già sul tuo blog è arrivato o perché già ti conosce, quindi tu comunque l'hai già catturato come lettore. Interesse
o perché comunque arriva da un'altra piattaforma, quindi se arriva da un'altra piattaforma è su quella piattaforma che dobbiamo andare a fare il lancio giusto, e quindi possiamo poi, le varie piattaforme, i vari social ci danno la possibilità di modificare i titoli, le descrizioni, eccetera, e quindi bisogna poi agire su quello. Cioè, ci sono diversi plugin in realtà, per chi è su piattaforma WordPress, ci sono diversi plugin, che il più famoso è quello Yoast per SEO, che è quello che ti permette di dare il titolo SEO diverso dal titolo così, anche se poi in realtà è fondamentale che siano comunque coerenti. No, e quindi le sì, che poi vabbè, il semaforino è un'indicazione, però in realtà poi Google lo legge e serve che ci sia coerenza. E poi vabbè, io sono un po', cioè in questo momento qua, anche essere molto molto Google friendly, cioè è giusto, però non è che paga tantissimo, perché c'è talmente tanti contenuti che per avere un sito molto molto SEO friendly dovresti scrivere 20 contenuti al giorno con quelle parole chiave che tu invece hai messo su un posto solo, e quindi è un po' sempre in base al lavoro che si sta facendo sul proprio sito, ecco. Un blog che pubblica un post al giorno, che è già tanto per un blogger, può essere anche molto molto SEO friendly, però fa fatica comunque a salire la terra. Sì, allora è meglio dire che ottimizzare gli sforzi con dei buoni lanci su Facebook, probabilmente hai più risultati. Allora andiamo avanti. Vai. No, ecco, questo è un po' quello che stavano dicendo, che all'interno della figura ci sono competenze diverse che devono coesistere. E l'ultimo 5% sì, perché per affrontare tutto il resto, minimo. Bisogna per forza, quindi da quello non si prescinde. Allora, poi questo non vuol dire che il content editor si deve improvvisare il grafico e vendersi come grafico al mondo, perché non sarà mai un grafico. Nel mondo dei sogni uno dovrebbe avere per il proprio blog anche un grafico, avere un copywriter, avere tutte queste figure, però non si può neanche far finta che questa competenza non ci debba essere, quindi sforzarsi di con l'autoformazione di trovare poi delle modalità per imparare a gestirsi un po' la parte di HTML, piuttosto che fare una selezione di foto che siano decenti e coerenti con poi quello che si vuole comunicare, e imparare a ridimensionare le foto per le varie piattaforme dove devono essere condivise, che poi quella è un'altra cosa che fa perdere l'appeal del lettore, no? Perché anche su Facebook, se voi vedete un post condiviso con una foto piccolina, non a dimensione ottimale, eccetera, siete meno propensi comunque ad aprire quel contenuto, quindi non sono cose da sottovalutare. Tra l'altro Facebook lo penalizza anche quello, esatto. Facebook è proprio stronzo, e quindi quando pubblicate i post dai blog che non hanno la foto in dimensione, quindi Facebook te lo mette in automatico piccolina, in realtà Facebook legge che tu non hai messo una foto per lui e quindi dice vabbè, ci sono altri 100 contenuti più belli, propongo quelli e non questo. È una roba che comunque va curata. E la parte di analisi, l'ho già detto, è fondamentale, perché in realtà ti permette di capire quello che sta funzionando davvero, e non è poi soltanto il numero di visualizzazioni di un post, perché nell'equilibrio poi di un blog non tutti i post possono essere letti tantissimo, però appunto magari c'è un post che ti può servire per posizionarti sul tuo target, un post che ti può servire ad aumentare la lettura, il tempo di lettura sul tuo blog, che anche quello è un dato fondamentale.
dicevamo ieri, se entrano 100 persone sul blog ma rimangono fermi sul blog 30 secondi, vuol dire che il contenuto non ha perfettamente funzionato. Però è anche vero che ci sono contenuti che si leggono molto in fretta, che magari non è necessario leggere fino in fondo, però il tempo di permanenza sul blog è molto importante anche per Google, per poi i potenziali clienti, e quindi servono anche dei contenuti che riescano ad alzare quella media. Per dire, potrebbero essere dei contenuti video che quindi costringono chi arriva a vedere un video fino in fondo, o piuttosto un contenuto con più paragrafi che quindi quantomeno ti spinge a leggere i paragrafi uno dopo l'altro e quindi ad arrivare alla fine del post, o con tante foto. Quelli sono post che possono alzare la media delle visualizzazioni, mentre per esempio i post ad elenco, che funzionano molto bene, che in questo momento sono quelli che tirano un po' di più, però vengono letti in maniera velocissima, tanto perché uno non li legge tutti magari, e poi perché la lettura di un post ad elenco, appunti, è molto facile. Su ogni punto uno legge una parola, già capito qual è il significato della frase, quindi tendenzialmente quelli più di 40 secondi, a meno che non siano lunghissimi, alla BuzzFeed per esempio, che fa questi, sono i campioni in questo momento della content curation, che fa questi post ad elenco dove sono 46 modi per usare la Coca-Cola, la lattina di Coca-Cola che tu vorresti buttare, e lì ci sono 46 foto, metà sono gif animate, così te lo leggi fino in fondo, ci hai impiegato 4 minuti e il tempo di permanenza diventa altissimo. Quindi la parte di analisi è molto importante, sia capire i dati demografici, che persone vi stanno leggendo, perché magari uno si ostina a scrivere contenuti con un taglio prettamente femminile perché non ha mai guardato, perché magari i commenti di solito sono le amiche per esempio, e non ha mai guardato che nei dati demografici invece i contenuti sono letti al 50% da uomini. Vuol dire anche cambiare il modo di scrivere anche per un target completamente diverso, e questo può aiutare a tenere dentro persone che magari sono entrate però poi non tornano più perché vedono contenuti troppo lontani dalla propria ecco, giusto per toccare un po', ci sono delle tipologie di post che non andrebbero, cioè ormai non vanno più scritti, perché magari 4-5 anni fa si potevano anche scrivere post noiosi. Tranne il punto 5, che neanche 4-5 anni fa andava scritto. Io sono contraria, invece secondo me i post con gli errori ortografici vanno più in fastidio. Ma no, perché spesso poi non si... Allora, vabbè, se uno proprio non sa scrivere in italiano, magari non scrive per professione, ecco, e quindi, o se vuole poi scrivere, l'intenzione di scrivere per professione, immagino che nel tempo abbia voglia anche di imparare a scrivere in italiano. Però spesso gli errori di ortografia sono errori di battitura, e quindi a me in realtà tutti gli haters che su Facebook per esempio ti insultano quando sbagli un errore di battitura, ma come stai? Hai scritto... capito. Magari scrivi il tuo sesto post della giornata, che scrivi, che ricorreggi, che rimetti online, copia e incolla da 100 cose diverse. Io quindi sugli errori ortografici, cioè, vabbè, diciamo, lei è buona. Sui refusi, i refusi tante volte neanche li vedo, perché tanto mi sembra una battaglia un po' così, gli errori ortografici da acqua con la fusi, ci va bene, ma non si fa. Per gli altri post invece, allora, post che si possono leggere in qualsiasi momento sono quelli che non ti danno la sensazione di averne bisogno subito. Cioè quei post che dici, carino, vabbè, poi me lo leggo, ciao, basta. In questo momento, cioè, te lo puoi anche mettere tra i preferiti, magari mandartelo via mail, così, ma non lo leggerai mai. I post che devono dare questa fase, diciamo, di sovrainformazioni, e ti devono dare sempre un po' la sensazione di non poterne fare a meno, che sono necessari, lo devi assolutamente leggere. Se non la leggi per tu prima di altri, così
allora se invece il post che stai scrivendo dà un po' la sensazione di dire vabbè me lo metto lì e poi me lo leggerò, non lo scrivete neanche perché non lo leggerà nessuno. Quelli che non abbiamo voglia di condividere sono quei post che un pochettino ti metterebbero in imbarazzo, quelli che hai letto però in realtà non sarebbero utili per nessuno, che alla fine non ti hanno lasciato niente che tu vorresti raccontare a qualcun altro. Capita di scriverne, nel senso che magari uno è anche convinto sul momento, però capita anche di scriverne cose proprio utili per gli altri. E tendenzialmente se è poco condivisibile, cioè se non ti viene voglia di condividerlo, verrà letto poco, quindi non... Sì, anche qua c'è da fare una precisazione. È chiaro che se siamo nell'ambito di un blog, di un proprio blog personale, cioè ci sta pure che nel proprio piano editoriale, insomma, tra i post che uno abbia ha voglia comunque di scrivere, ci siano dei post che insomma dicono tanto a me che lo sto scrivendo, perché in questo momento ho voglia di condividere io queste cose, poi magari ai miei lettori diranno poco. Diciamo che non bisogna neanche cadere nel tranello del ogni post deve raggiungere assolutamente chissà quante condivisioni, quanti lettori, eccetera. Se siamo nell'ambito di un blog, ci sta anche che ci siano dei post, diciamo, più personali che magari catturano poche letture, poche persone, ma che poi nel loro complesso comunque stanno dicendo e stanno raccontando qualcosa di me. Chiaro che se invece noi scriviamo per un blog aziendale, scriviamo per un magazine, comunque sia, siamo editor, diciamo, di un altro tipo, allora è chiaro che la strategia su ogni contenuto deve essere sempre ai massimi livelli. Sì, no, infatti, perché io per dire, io ho un blog personale, il mio proprio personale, quello che ho da secoli, sul quale ho, dopo che ci sono stati problemi con i cookies in Italia, così ho tolto pure gli analytics perché non avevo voglia di mettere l'informativa dei cookies, perché tanto non mi interessa guadagnare con quel blog, non mi interessa vendere quel blog, quello è il mio blog, il mio spazio personale che io utilizzo per raccontare anche un po' i fatti miei ai miei cugini lontani e finisce lì, cioè è una cosa che vive un po' per i fatti propri. Se invece stiamo parlando di un blog professionale che alla fine deve portare dei risultati o a te stesso, perché se il tuo lavoro è il tuo lavoro, nel senso, poi ci sta che ci butti dentro il posto e non ne frega niente, però se lo vuoi far diventare un lavoro o se è ancora di più un lavoro che stai facendo per un'altra, per qualcun altro, e anche nell'ottimizzazione del lavoro, perché non si può sempre scrivere e scrivere tutto quello che ci viene in testa, è giusto farsi delle domande poi. Così, perché magari l'avete pensato, non so, per la fine dell'ora, ma ci potete fare vedere qualche esempio concreto? Allora, esempi concreti, no, avevamo pensato a un esercizio e poi ad un file da scaricare nei prossimi giorni dove inseriremo anche degli esempi, dei tool, soprattutto dei link, insomma qualche risorsa utile. Insomma, adesso vediamo magari con l'esercizio, secondo me alcune cose già si chiariscono un po' meglio. Passiamo avanti, sarà giusto anche per chiacchierarci sopra. Beh, questa invece era una lista dei 10 post che tutti vorrebbero leggere. Se date uno sguardo, una delle prime cose che un po' si nota guardando questi 10 ipotetici post sono le emozioni. C'è il ridere, c'è il piangere, c'è l'incuriosire, il sorprendere, lo stupire. Quindi sicuramente questo è un po' la base, come dire, no? Quello che da cui si parte per pensare a come produrre un contenuto che possa davvero catturare il lettore.
sicuramente giocare con le emozioni, sia positive sia anche negative, anche se poi con le negative insomma, bisogna sempre fare un po' attenzione che non siano eccessivamente negative, è sicuramente una buona, insomma, un buon esercizio, ecco, quello di partire dalle emozioni. Adesso invece di esercizi facciamone uno, così vediamo se... Sabi, tu stai cercando un... No, scusa, non mi ricordavo il nome dello youtuber di oggi. No, pensavamo di prendere una notizia di oggi, visto una notizia, però un evento di oggi, e farvelo rititolare in una maniera completamente diversa che possa secondo voi attirare di più rispetto al titolo che è stato dato. E quindi pensavamo, visto che siamo tutti qua alla festa della rete, di guardare il prossimo evento della festa della rete e provare a rititolarlo in modo in una maniera completamente diversa, in modo che magari si possa attirare un pubblico diverso o una maniera diversa di avvicinare le persone. Aspetta un attimo, guarda, però. Pensi che si possa evitare il web piuttosto di comunicare quando parli di arte, di cultura al tuo pubblico su web? Allora, comunicare con l'arte della cultura. Allora. In questo momento c'è Top Marti intervistato, potremmo partire con lui? Sul programma allora dovrebbe essere, è iniziata adesso l'intervista, quindi sì. Si sente che la stanno intervistando. Cioè su Twitter è stato lanciato così, no? Tra poco sul palco di Piazza Fellini, Top Marti, il suo assistente speciale Claudio Di Biagio, in festa della rete. Per esempio, in questo caso, ovviamente i fan di Martina sanno esattamente chi è e quindi non hanno bisogno di altre informazioni. Ma se volessimo attirare altre persone o provare a dare un titolo completamente diverso, voi come l'avreste fatto? Giustamente ci chiedono, ma chi è questa Top Marti? Hai ragione anche tu. Vabbè, è un personaggio. Non è... Beh, è un personaggio. Dai, scegliene un altro. Ci diamo un altro personaggio. Sono tutti così quest'area i personaggi, sono tutti i ragazzini, che dobbiamo fare? Dici. Io ho visto ieri sera la presentazione. Ok, prova col titolo, dai, vai. Fa niente, inventa, neanche noi l'abbiamo vista. Quindi tu incuriosiresti? Quello che ho cercato di vedere ieri dal ristorante. Ok. E se invece volessi emozionare? Se volessi emozionare, bisogna capire cosa fa emozionare su questa signorina. Inventa. Ah, ok, ragazzine, allora, ragazzine commosse, lavorerei su questo, 100.000 ragazzini, ancora più, cioè su questa cosa di tanti ragazzini. Lacrime e dolore. Lacrime di entusiasmo, ecco, lacrime di entusiasmo, una roba così. Ok. E invece? Se dovesse essere un titolo per insomma, fare una bella risata, per divertire. Ma il mio dubbio più grande, c'è o ci fa? Giusto.
c'è, ci sta, il CEO ci fa, attira sempre. La svampita così. Esatto. Ok. No, no. Dici. Ok, giusto, giusto. Un titolo cattivo, vai. Grazie. Per portare con lo stesso registro la cattiveria ad attrarre l'attenzione del lettore, qualcosa come un mezzo insulto sulla sua intelligenza, qualche gioco di parole tipo, come si chiama? Martina, non lo so, fuori dai gangli, qualcosa giocato sul cervello, sull'intelligenza, per poi attrarre e giocare già sporco dall'inizio, che è un po' il suo gioco. Una cosa così. Secondo voi si ottiene di più? Ah, vai. Io di solito propongo sempre titoli che rimandano già a qualcos'altro che qualcuno ha già sentito. A me, visto che lei non si capisce se è un fake o no, userò una cosa del tipo quelli tra fake e realtà, che ricorda una celebre canzone di Gabue e già suona. Di solito. Grazie. Credo sia parte dell'inserzione. L'ho visto poco, quindi non conosco bene il personaggio, però avevo pensato sempre su quel genere piccole riviste crescono. Perché. Beh, vedo che l'esempio ha scatenato. Ma secondo voi attira di più un titolo cattivo o un titolo divertente? Ma ad esempio, prima della festa della rete, voi avete letto degli articoli, dei post che vi raccontavano cosa sarebbe avvenuto in questi giorni, cosa vi aspettava qui a Rimini? Vi è per caso venuto in mente, però io, caspita, quella notizia di questo evento l'avrei data in un altro modo, avrei sottolineato qualcos'altro. No. Non lo so. Adesso vediamo se c'è internet e vi facciamo vedere una cosa. Nel frattempo c'è qualche altra domanda, curiosità su quello che abbiamo detto prima, qualcosa che non abbiamo toccato e invece, non so, avete delle perplessità, delle... Di permanenza, tu dici? Ma allora, diciamo che va un po' valutato rispetto alla tipologia ovviamente di contenuti, no? Chiaro che se stiamo parlando di un blog molto ricco di contenuti lunghi e dettagliati, magari delle mini guide dove si spiega il come fare, l'how-to, eccetera eccetera, è chiaro che lì io mi aspetto un tempo di permanenza sicuramente superiore ai 3-4 minuti a post. Poi c'è da dire anche questo, che per alzare il tempo di permanenza di un blog bisogna giocare molto anche sullo spingere il lettore a non fermarsi a quell'unico contenuto per il quale magari è arrivato al mio blog, ma io devo trovare il modo di farlo un po' girare e navigare per il blog stesso e andare a leggere anche altri contenuti.
Qui ovviamente giocano a favore i vari plugin, dei post correlati, piuttosto che sicuramente poi delle piccole strategie di link interni ai post, dove si cerca di dirottare il lettore, di incuriosirlo e di spingerlo anche. Diciamo che se proprio dobbiamo dire, una buona permanenza è sicuramente superiore ai 3-4 minuti, ecco. Mi fa percepire che oltre ad un contenuto sicuramente il lettore, se poi io vado a vedere anche il dato di quante pagine sono state lette, cioè della media di pagine a lettore, e incrocio questi due risultati, sicuramente capisco che c'è stata una buona intenzione da parte del lettore anche di andare a curiosare un po' in giro per il blog. Solito siti di news sono molto più basso, cioè si aggira intorno tra il minuto e mezzo e due minuti è già tanto, perché comunque se sono arrivata per leggere quell'informazione difficilmente andrò a vedermi anche le altre cose correlate, soprattutto correlate con quell'informazione, che di solito magari spazio su altre cose, però i siti di news hanno più basso. Sì, di solito sì. O meno sì. Poi vabbè, ovviamente dipende dagli obiettivi personali, ecco. Link esterni. Sì. Sono stata consigliata di mettere link esterni, insomma, da qualcuno bravo a scrivere. E ci sono anche il plugin per il SEO comunque, no? Ti consiglia di mettere link esterni. Ci sono link esterni, semaforino, un pochino col discorso di prima, perché io metto link esterni magari interessanti, la gente esce, che sa da fare, cioè sanno da mettere, non sanno da mettere, ma allora, innanzitutto i link esterni dovrebbero essere magari degli approfondimenti e dovrebbero essere nella seconda riga magari ne metterei uno interno, se proprio piuttosto che esterno. E poi dovrebbero essere dei link a delle fonti autorevoli, a dei siti che sicuramente hanno, diciamo, un page rank abbastanza comunque buono. In realtà, ecco, poi bisogna anche ricordarsi sempre che... Allora, non so se farvelo vedete una metafora, però diciamo che il tuo posizionamento all'interno di Google cresce anche in base a quanti link arrivano da te, no? Quindi è come un flusso, più link ti arrivano più tu ti alzi, ma allo stesso modo se tu butti link fuori, un pezzettino, un pochino del tuo posizionamento sta andando fuori. Quindi è importante che vada fuori verso pagine importanti, in modo che comunque ti aiuti a tenere in equilibrio. Cioè, in qualche modo non hanno neanche più tanto bisogno del tuo link in entrata, perché più link in uscita tu metti, più in realtà tu stai regalando parte della tua credibilità, ecco, non so come dire, ti regali parte della tua credibilità. Quindi più ne hai in entrata, meglio è. In uscita vanno calibrati secondo le necessità e cose. Uno a posto non lo metterei, per dire, sembra già tanto. No. Non più di uno a posto. Sicuramente io punterei molto di più su quelli interni, ripeto. Sì, anche magari giocando un po', perché serve da una parte. E vabbè, serve al lettore a navigare, serve al Google perché comunque dare una mappatura del tuo sito, cioè far vedere a Google che è un sito articolato, comunque serve. E serve molto che magari da post vecchi ben indicizzati mandi link a post nuovi. Quella è un'altra cosa che può essere utile, perché il post nuovo, ora che Google se lo legge, che se lo posiziona, che se lo fa salire, così ci vuole tempo. Però se dai tuoi post vecchi comunque vengono letti molto, inserisci dei link evidenti, quindi fai arrivare mano a mano, poco alla volta, del traffico sul tuo post nuovo,
Google dall'altra parte legge che questo post è interessante, quindi te lo fa salire. Sì, questo si riallaccia un po' a quello che dicevamo prima del scrivere un contenuto nuovo ad aggiornare uno vecchio. Vale entrambi, nel senso che i contenuti vecchi, soprattutto come diceva Sabina, se ben posizionati, vanno sempre mantenuti aggiornati, proprio magari andando ad inserire qualche dettaglio in più, ma anche andando ad inserire dei link in più. Tutto meglio non cambiarlo, no, cambiarlo tutto no, magari aggiungere delle cose sì, cioè il testo no, deve rimanere lo stesso, però puoi aggiungere magari un paragrafo nuovo, dei link all'interno, un'immagine nuova, cose che magari ti possono aiutare poi a portare traffico da altre parti o magari a rendere il post più leggibile, perché magari post scritti molto esatto, ma tempo fa sì. Capita spesso perché un po' era un po' più facile salire nella serpa anni fa e quindi ci sono dei contenuti molto vecchi che ricompaiono sempre anche quando fai le ricerche, quindi è bene magari graficamente dargli una struttura migliore e magari giocando un po' con gli HTML, i paragrafi così e aggiungerci magari o paragrafi nuovi o che ti può essere utile per portare al traffico, quindi ci aggiungi dei link, un'immagine, sì, con non link, so, una gallery. Approfondimenti, un PDF da scaricare, insomma, comunque sì, ti puoi ottimizzare anche in quella maniera, sì. Perché comunque ti serve, sono contenuti che vengono visti tanto, ottimizzali. Esatto. Adesso siamo arrivate, direi... Ma ci spiace un po' per non avervi fatto vedere niente, però un po' che non c'è la connessione, un po' non sapevamo neanche come fosse, cioè pensavamo di essere strutturati come l'anno scorso in una maniera un po' più, cioè meno frontale come cose, quindi però sicuramente prepariamo delle cose da farvi scaricare poi dal sito internet, così un po' di materiale, degli esempi, così magari potete lavorare. Poi siamo sempre anche a disposizione, nel senso che poi una volta che mettiamo giù il materiale, se avete delle domande, delle cose, ci scrivete, noi siamo sempre online e avete bisogno. Ci sono altre domande? Siamo qua, eh? Sì, prego. Allora, questo dipende un po' dal server dove è appoggiato il tuo sito, perché ovviamente se hai un server che ti sostiene tanto, proprio WordPress è la piattaforma nativa sua, o hai un tuo dominio. Com'è il dominio? Ah, ok. E quindi dovresti avere un tuo spazio, dovresti capire con loro quanto spazio anche per le immagini. E diciamo che giusto per darti un range, non superare 100k, forse anche un po' di più, se dipende, se sono più foto a post, cioè dipende anche da quello. È chiaro che più sono pesanti le foto, più la pagina ci mette più tempo a caricare, quindi 150, 200. Se è una gallery con tante foto, magari ridurre perché si sommano ovviamente, no? Quindi 5 foto da 100. Poi dipende appunto molto dal tuo blog e da quanto ti sostiene il server, perché a volte se hai un server molto potente, anche con tante foto, la pagina è veloce, quindi devi anche magari capirlo con chi ti fa l'hosting. Va bene, allora grazie a tutti. Grazie, ringraziamo allora Sabina, Emanuela e la nostra giovane valletta Arianna. Ringraziamo anche voi ospiti che avete ascoltato questo interessante workshop. La festa della rete per l'area family si conclude qui, abbiamo finito, grazie per essere stati con noi in questi giorni, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Ciao a tutti.